Ma è stato trattenuto fino ad allora a Milano e quindi poi non ce la facevo. In questo momento è in treno, ma è disponibile intervenire o via Skype o via telefono. E speriamo che sia possibile. Magari non so se c'è i potenti mezzi della tecnica, Sì, se ci organizzano la telefonata, vale la pena di venire in linea. Skywalker. Chiediamo il microfono. Allora, in realtà il fatto che manchi il video significa che io ho un po', diciamo, il compito di... molti di voi Territorio Zero già lo conoscono abbastanza bene, quindi non credo che sia necessario ricominciare proprio da zero, di Territorio Zero, però magari cominciare da tre, spiegare come è nato il manifesto, cioè quello che avrebbe detto lì, se fosse venuto. Poi io invece... La seconda parte della serata, che era quella che mi ero riservato, vi vorrei dare degli aggiornamenti. Questi aggiornamenti sono anche relativi a come si stanno realizzando queste idee in molte parti d'Europa, specialmente in Francia, nel nord Africa. Allora, io ho incontrato Livio De Santoli nel 2009 perché insieme abbiamo preparato il master plan per la città di Roma, il master plan di Jeremy Rifkin. E noi con Jeremy Rifkin facciamo normalmente quando ci sono dei comuni dove l'idea della terza rivoluzione industriale attecchisce e portiamo le competenze internazionali di cui Jeremy Rifkin è stato da sempre all'avanguardia, esperti di smart grid, esperti di energie rinnovabili, esperti di solar cooling, esperti dell'idrogeno, esperti dell'integrazione delle costruzioni delle tecnologie solari e così via. E a livello comunale normalmente troviamo, a regionale troviamo un referente indicato dal sindaco, dalla massima autorità politica locale, che ci prepara gli esperti locali, perché l'idea della terza rivoluzione industriale è che nessuno insegna agli altri. L'idea è che la terza rivoluzione industriale la fanno i cittadini. Non hanno bisogno che arrivino i colonialisti della terza rivoluzione industriale a dire come si fa. E quindi noi mettiamo a disposizione la nostra conoscenza, mettiamo a disposizione anche eventualmente degli strumenti didattici, ma poi gli esperti che devono elaborare il piano strategico a lungo termine, a scadenze, stiamo parlando del 2050, poi il 2050, però questo piano lo realizzano i cittadini locali. Quindi l'idea era che quando si decise che si doveva fare questo piano per Roma, il piano dovessero organizzare i romani e quindi si dovessero organizzare sotto una persona competente che li doveva coordinare. Questa persona era Livio De Santoli. Livio De Santoli, che era assurdo all'onore della cronaca e quindi era stato contattato dal sindaco Alemanno all'epoca, perché aveva fatto l'impianto fotovoltaico più fotografato del mondo, quello sulla sala Nervi in Vaticano, la sala delle udienze di Paolo VI, l'impianto che qualcuno di voi avrà visto sicuramente su internet, girato molto, con il cupolone alle spalle. Livio era riuscito a inventare un sistema per mettere il fotovoltaico sul tetto di una sala storica con tegolini ad armadillo fatto dall'architetto Nervi, che non è una cosa da poco, perché voi sapete benissimo che sensibilità ci sia, specialmente nelle nostre sovrintendenze, per quanto riguarda la conservazione del patrimonio architettonico e anche dell'immagine di una città. Quindi io invece ho studiato proprio in che modo riuscire a dare anche un'integrazione, riuscire a integrare all'interno di una struttura antica, le bellissime tecnologie rinnovabili che oggi ci mette a disposizione la tecnica moderna, la tecnica solare. Quindi noi ci incontrammo per questo, lavorammo su un piano che era un piano a lungo termine, poi con lui abbiamo fatto anche il piano a breve termine, che è quello sul patto dei sindaci, cioè il piano 2020, e nel fare questo naturalmente abbiamo incominciato a lavorare su tutti i vari aspetti che coinvolgono le risorse naturali. Per esempio a Roma è impossibile fare un piano energetico
quindi mirare a quella che secondo Territorio Zero deve essere la sovranità energetica, senza mirare anche alla sovranità alimentare. Questa è una cosa fondamentale secondo noi, perché la sovranità alimentare è la sovranità energetica principe. Molto della impossibilità dei paesi europei che sono in una morsa del debito di fare fronte al loro debito sta nel fatto non che abbiano perso la sovranità monetaria, come si dice erroneamente in alcuni circoli, ma sta nel fatto che hanno perso la loro sovranità alimentare, la loro sovranità energetica e la loro sovranità economica. Sovranità energetica e sovranità economica significa essere liberi di fare una cosa se la si vuole fare ed essere liberi di non fare una cosa se non la si vuole fare. Sovranità energetica significa che se la Puglia è in sovrapproduzione del 300% tra fossili e rinnovabili dell'energia, deve poter decidere, i cittadini pugliesi devono poter decidere se hanno bisogno di un gasdotto o non hanno bisogno di un gasdotto, non che se lo devono fare imporre da accordi internazionali che passano sulle loro teste e che non tengono conto della pianificazione locale. Questa problematica della sovranità energetica, della sovranità alimentare a Roma, noi l'abbiamo affrontata a un tavolo per i abbiamo lanciato un grande programma di perché sovranità alimentare significa che uscire dalla trappola della filiera lunga. Sto cercando di immaginare tutte le cose che mi direbbe Livio su questo momento. Cioè la trappola della filiera lunga, che cos'è? Significa che nell'era del petrolio, in cui i mezzi di spostamento delle merci sono diventati, grazie al petrolio, cioè grazie all'invenzione dei motori, nella prima rivoluzione industriale noi abbiamo avuto l'invenzione delle macchine, che vanno a vapore e usano il carbone vapore macchina. Nella seconda rivoluzione industriale abbiamo avuto il petrolio, cioè gli idrocarburi, che danno maggiore duttilità e flessibilità alla macchina. La macchina diventa motore, quindi petrolio motore. Ecco, nella seconda rivoluzione industriale è possibile far viaggiare derrate alimentari in tempi che sono inferiori ai tempi del loro deperimento. Questo significa che si creano enormi concentrazioni produttive che sono contrarie al principio della sovranità alimentare. Perché uno potrebbe dire che mi frega se il grano lo fanno in Cina o in Romania, basta che tu lo mangi, basta che ti arriva. Ecco, basta che ti arriva. Ma se la catena di trasporto della filiera lunga su cui noi ci fondiamo, ci fichiesse subire perché i falconi fanno uno sciopero e bloccano le strade per 3 giorni, no, in Sicilia è successo, 3 giorni di blocco dei falconi, gli scaffali dei supermercati di Palermo erano vuoti. Attenzione, questa è la mancanza di sovranità alimentare, perché un vulcano della Finlandia, dell'Islanda, decide di eruttare e di bloccare il traffico internet, può succedere, è successo una cosa 10 volte peggiore di quella o anche molto peggiore di quella. Ecco, noi moriamo tutti di fame, siamo un paese agricolo. Roma spende 7 miliardi di euro in derrate alimentari di cibo, 6 miliardi vanno al cibo che viene dall'estero e soltanto 1 miliardo al cibo che viene. Questa non è sovranità alimentare, e questo significa essere dipendenti per il proprio cibo, quando Roma ha l'agro romano, è l'agro più fertile e più inutilizzato, abbandonato d'Europa. E allora il nostro piano prevedeva, dico uso mestamente in passato, perché purtroppo questo piano poi Alemanno lo lasciò cadere, e l'attuale nuovo sindaco non l'ha ripreso. Quindi è lì, è un piano geniale, è un piano che prevede la costituzione di cooperative di giovani. Ma attenzione, non il ritorno del ciò che è la terra, qui è la generalità, per niente con prodotti che mi creano un reddito. Io devo prima di tutto creare il reddito, ti dico, se tu coltivi carciofi, io 5 tonnellate di carciofi te le faccio vendere alle scuole della periferia romana, se no
E allora tu quel mercato già ce l'hai, allora tu ti costituisci in cooperativa e riprendi la terra abbandonata. Stessa cosa per i pomodori, per le melanzane, per le zucchine, per frutta e verdura, per tutto quanto. Quindi si comincia da qui, si comincia dall'uomo, dalla centralità dell'uomo. Non si fa ritornare la gente alla terra giusto per il gusto di essere bucolici, o di diventare bucolici. Perché il problema di fondo invece è quello di dare alla terra un coltivatore e al coltivatore un reddito attraverso quella terra. Quindi noi abbiamo previsto anche questo nel piano di Bologna, quindi abbiamo avuto molte relazioni con Carlo Pellegrini per questo, poi ci sono fatte delle altre cose bellissime, rimaste anche quelle sulla carta, per la totale esperienza del sindaco Alemanno e di tutti i suoi collaboratori, tipo per esempio Orbe in Condotta, che era un bellissimo programma per far, lo potete digitare su Google, lo troverete, perché fu una grande conferenza stampa in pompa magna con i bambini delle scuole, per fare gli ordini scolastici, Orbe in Condotta. Si è fatto manco uno, se dovevano fare 50, non si è fatto niente, se ne è fatto uno, ma grazie al FAMA, non grazie alle scuole, ma grazie a un centro sociale per Bella Monaca. Ecco, invece questa è una cosa molto bella, perché certo non copri subito di diventare la città, ma riavvicini l'essere umano nella sua epoca formativa al concetto di natura. Gli fai toccare con mano la fragolina, gli fai toccare con mano la fotosintesi, gli fai capire esattamente la termodinamica, che è la verità fondamentale del mondo, è una cosa che non è un'opinione, come ci diceva prima, introducendomi ottimamente Massimiliano, la termodinamica è una legge immutabile, cioè se il sole ci manda 15.000 volte più dell'energia che ci serve ogni giorno, che noi consumiamo ogni giorno, e noi non siamo in grado di usare nemmeno un 15.000 attraverso le proprie tecnologie dell'energia che ci viene dal sole, perché siamo diventati nei secoli dipendenti dal petrolio e dai combustibili fossili, che non sono l'energia irradiata istantaneamente dal sole, ma sono l'energia accumulatasi con processi di centinaia di milioni di anni nel caso del petrolio, di miliardi di anni nel caso dell'uranio, ma comunque l'energia accumulata. Ed è molto più complicato sfruttare l'energia accumulata che sfruttare l'energia irradiata istantaneamente, che è semplice. È il processo della fotosintesi, è il ciclo dell'acqua e dell'idrogeno. Non abbiamo fatto questo, noi abbiamo fatto tutt'altro. E spero di potervi far vedere non appena il video sì, pronto. Sì, e poi abbiamo lanciato l'idea, no? Voi sapete che a Roma c'era un grandissimo problema che si chiamava adesso l'importante è sapere che c'è questo. Qual è il video? Malagotta è la più grande discarica d'Europa. Il concetto di discarica è prendere i soldi dei cittadini, dargli a un tizio, in questo caso si chiamava Maglio Cerconi, perché lui gli mette un muro. Dice per Pellegrino, ma che è un lavoro questo? A quelli che vanno nel sud ci sta a respirare, a far sentire le cose circondanti, che stanno in acciaierie di Taranto, di Piombino, a morire di caldo e anche di cancro, che è un lavoro questo? Ebbene, mettere spazzatura in un buco è un lavoro? Ed è un mercato? Si può parlare di mercato dei rifiuti? Come io sento spesso, il mercato dei pomodori c'è, il mercato delle macchine, il mercato dei servizi, quello che volete, ma il mercato dei rifiuti no, il rifiuto non dovrebbe neanche esistere. Invece esiste. Allora noi abbiamo lanciato un programma per Roma, parallelamente al programma di Rifkin per la Roma della biosfera, che si chiamava il master plan di Rifkin, insieme a Paul Conner. Ecco, ci siamo incontrati a Roma, abbiamo sviluppato dei rapporti anche di lavoro con questi grandi pensatori e ci siamo resi conto che effettivamente esisteva la possibilità di fare una rivoluzione zero, cioè di creare una nuova idea di società dal basso, che crea lavoro, perché sono tutte attività ad altissima intensità di lavoro, non di intensità di capitale, quindi di intensità finanziaria, quindi metti fuori gioco le grandi banche d'affari, questo è un tema sul quale ritorneremo più tardi. E perché tu quando fai emissioni zero, come dice Rifkin con la terza rivoluzione industriale dell'internet e dell'energia, quando fai rifiuti zero come dice Forconet, quando fai il chilometro zero arrivi alla porta come dice Pellegrini, rimetti in gioco il cittadino. E il cittadino diventa soggetto, diventa partecipe, riprende sovranità, perché diventa il protagonista principale della propria esistenza fisica, etica, morale e anche economica. Ecco, tutto questo invece è stato messo fortemente in discussione dallo sviluppo dissennato economico che ci è stato imposto a partire dagli anni 60. E a questo punto io immaginerei
finita, diciamo, la mia introduzione di Livio, poi magari se ci posso dare, e io lancerei invece il video con il quale volevo nome? Iniziare. Qual è il video? Nome? Avio? No. Si può passare la luce? L'audio sarebbe la partita, no? No, sarebbe la partita. Non un po' di romanzo, perché questa va. C'è l'audio del professore di microfono. Sì, esatto. C'è il tuo fondo? Sì, il microfono. Riuscire più in modo. Non c'è il nome?
l'amianto è necessario che ho chiamato sui punti si fa con l'amianto in geometri che lo sentite a diminuire il perimetro del tubico e poi quella di interruzione di spocito si è uscito che di pazzina è stato spezzato e che di carattere il primo potere della siderurgia in questa temperatura è già in costruzione alla bocca non è già dei parenti del vino all'interno pertanto si affrontano le mutazioni del vaso alla vara civiltà dell'Olimpo. Questo video, un video celebrativo propagandistico di Tassile mentre la stavamo costruendo, scritto peraltro benissimo in un italiano forbito, con degli autori, penso addirittura un testo fosse di mio cognato, o qualcosa del genere, dimostra che questa trasformazione radicale che si è voluta nel nostro regione è stato un genocidio culturale. Sono andati nelle campagne a prendersi i contadini uno a uno, gli hanno distrutto le case e gli hanno detto di restare l'operaio. È qualcosa di molto simile all'industrializzazione forzata negli anni 20 e 30 del regime sovietico. Questa è l'ideologia della seconda rivoluzione industriale. Cioè, mentre nel mondo singolarmente affascinante della tecnica si inventavano sistemi per trasportare spalle di presse di svariate tonnellate che costituiscono di questo un grande problema, al tempo stesso nasceva una casta intellettuale che spiegava ai cittadini che questo era giusto, che era bene così, che spiegava ai cittadini che la vera ricchezza di Taranto sarebbe stata l'Italsider, che spiegava ai cittadini che il petrolio inquina, che la raffineria inquina, ma non c'è alternativa se ne vogliamo il progresso, e se vogliamo l'elettricità. Quante volte abbiamo sentito queste cose? Queste argomentazioni, queste mistificazioni, eppure si è andati avanti per anni e ancora oggi si va avanti sostenendo queste tesi assolutamente superate dalla storia, come vedremo, a cominciare dalle prime regioni che hanno incominciato a lavorare sulla terza rivoluzione industriale e sui principi del territorio zero. Allora, cominciamo da questo discorso per cui quante volte l'abbiamo sentito a Bruxelles, mentre facevamo la campagna per far approvare la strategia energetica europea di energia con la Merkel nel 2007 per ottenere il 20-20-20, cioè una strategia che mirasse a decarbonizzare l'Europa,
grande sogno europeo, il prossimo grande sogno dell'integrazione europea, la decarbonizzazione dell'Europa, un'Europa a scarpo nel 2050, no? Questa era l'idea che con Rifkin abbiamo lanciato, che è stata accettata in quel momento dalle classi dirigenti europee. Ebbene, cosa ci dicevano? Ci dicevano, posso fare nomi e cognomi se volete, è gente che poi ha avuto potere, no? Cioè, gente come Mario Monti, gente come l'ex ministro Clini, venivano a Bruxelles a dire è sbagliato andare verso le rinnovabili, andare verso il sole, perché non faremo mai massa critica, perché il sole è un'energia, sì, è bello avere ma non è che mandi avanti le acciaierie così, non è che mandi avanti una società moderna, non è che mandi avanti l'industria pesante così. Di per sé, quindi, giustificandosi e rassegnandosi all'idea che l'industria pesante c'è, ci sarà sempre e sarà sempre necessaria, e di per sé facendo credere al cittadino che il sole è una mistificazione, e quindi operando una vera e un vero e proprio capovolgimento della logica e una negazione di quella che è la realtà assoluta e inconfutabile, perché dicevo prima che la termodinamica non è un'opinione, ma qui diventa un'opinione. Perché quando tu mi vieni a dire che il sole, che è la fonte di energia principale, è una fonte di energia marginale che non vale nulla, mentre invece il petrolio, sì, il carbone, l'uranio, il nucleare, fino a 3 anni fa ci volevano ancora fare la centrale nucleare in Italia, poi c'è stato il referendum, per fortuna, no? Quando il cittadino italiano viene chiamato a riflettere su qualcosa di importante non tradisce, e quando viene chiamato a riflettere su cose che non valgono nulla, magari perde la testa. Il nucleare ci ha dimostrato che, e tra l'altro in Germania hanno abolito il nucleare anche senza referendum, ci ha dimostrato che eravamo sulla strada sbagliata. Ma quante volte abbiamo sentito che il sole non basta? Allora, attenzione, non soltanto è vero il contrario, cioè che l'uranio, i fossili, il carbone, il petrolio sono fonti di energia marginale, sono incidenti geologici di percorso della storia, che non sono neanche un micronesimo della forza delle radiazioni dirette del sole. Quindi è vero il contrario, che il sole è l'energia principale, e le fonti fossili sono le fissi, sono l'energia marginale, quindi ci hanno detto, ci hanno detto, è come Matrix, ci hanno messo dentro Matrix e ci hanno detto una verità capovolta. Ma addirittura è vero, addirittura, che il sole non solo è la fonte principale di energia, ma è l'unica, perché anche il petrolio non è altro che l'energia solare che si immagazzinava in processi, come dicevo prima, di centinaia di milioni di anni. Quindi quando ci venivano a dire dove andate col solare, eccetera, loro già sapevano che non era vero, loro già sapevano che la termodinamica vi sentiva. Si è vinta una battaglia politica e l'Europa ha incominciato ad andare in quella direzione. La direzione c'è di preparare le tecnologie, la ricerca per sfruttare meglio l'energia solare e poi installarla e quindi progressivamente sostituire tutta l'energia fossile con l'energia solare, tanto da arrivare alla decarbonizzazione al 2050. Noi, in Italia, che non è la Germania, che ha molto più sole, abbiamo avuto la prova che tutto questo è possibile. Nel giugno del 2013, scusate se dopo i numeri e faccio vedere qualche grafico, prometto che limiterò al massimo questi gloriosissimi elementi tecnici e scientifici che svuotano normalmente la sala. Comunque, voi dovete pensare una cosa, forse rimarrete di stucco. Voi vedete che nel 2012, con il fotovoltaico a 12.000 kW in tutta l'Italia, quindi passato da quasi zero fino a 12.000 kW, un salto quantico, abbiamo un abbassamento del prezzo, del costo dell'elettricità, dell'energia. Perché il fotovoltaico produce energia, sfrutta l'intensità della luce del sole, nel momento in cui massima è la domanda di energia, fa quello che gli inglesi chiamano il peak shaving, che prima che arrivassero le rinnovabili lo facevamo col turbogas, facendo guadagnare un sacco di soldi ai turbogassisti, e cioè dando ai benedetti la possibilità di andare in banca a prendere centinaia di milioni di euro per investire in centrali a turbogas nella loro progenia. O all'Enel o all'Edipower, non c'è solo dei vedetti.
Poi arriva questa piccola cosa che è semplicemente un'applicazione di una legge della termodinamica. Si passa dallo 0,4 al 2% di elettricità prodotta da solare, da fotovoltaico, e sciuto. La curva del costo dell'energia si inverte. Mentre era più alta, vedete, questa è la mia centrale della giornata, prima del fotovoltaico, questo era di sopra e questo era molto più basso, quindi il picco si avveniva in giornata, perché chiaramente si bisognava pagare il gas, cioè perché c'erano dei costi marginali molto elevati, perché il gas lo paghiamo, il sole invece non lo paghiamo. Allora, nel momento in cui noi cominciamo a produrre energia attraverso il sole, a 12.000 kW arriviamo quasi a zero. Qui significa che nelle regioni meridionali siamo già a zero nel 2012, nel 2013 è zero tutto il paese. Dalle 12 alle 14 delle domeniche di giugno del 2013, adesso sono curioso di vedere le domeniche di giugno del 2014, aggiorneremo questi dati. In Italia, l'Italia è andata al sole. Ma dicono i detrattori di questa teoria, i detrattori delle energie rinnovabili. Vabbè, però si sa che giugno, le domeniche, le fabbriche sono chiuse, gli uffici sono chiusi, non c'è la grande domanda, poi non fa abbastanza caldo, quindi noi i condizionatori sono spenti, poi non fa freddo, quindi i caloriferi sono spenti, la domanda è bassissima, d'accordo, ma è soltanto il 4%. Cioè, noi abbiamo avuto da 2.000 MW a 10.000 MW è la curva rossa che avete visto, poi adesso questo non è aggiornato, però oggi siamo a 18.000 MW e a 18.000 MW abbiamo portato il fondo, siamo arrivati a zero. E questo è quello che è successo nel 2013, eravamo già arrivati a zero in Sicilia. Adesso io sento governi, esponenti politici che vengono a dire che le nostre imprese pagano troppo, l'elettricità è troppo cara in Italia, è troppo cara in Italia l'elettricità. È colpa delle rinnovabili perché sono sovvenzionate le rinnovabili. Ma le rinnovabili incidono soltanto per il 10% sulla bolletta elettrica, per il 90% incide il petrolio. E il costo del barile di petrolio dal 2002 a oggi è decuplicato. E tu mi vieni a dire che la bolletta elettrica sarebbe cara per colpa delle rinnovabili. Cioè, tu te la dovresti prendere con del Google e te la stai prendendo col bambino, che non c'entra niente, anzi, bisogna anche sapere che, scusa, potremmo andare un attimo indietro? Ancora, bisogna anche sapere che questo non si è riflesso nelle nostre bollette, cioè se il costo dell'elettricità è stato più basso nel 20 di giugno, l'Enel non ci ha fatto pagare il 10% in meno, ma il 17% in più, nonostante il fatto che a lei sia costato di meno l'elettricità. Perché l'ha prodotta col sole, non col gas, o col petrolio, o con altri carburanti fossili che avrebbe dovuto pagare. Naturalmente loro si giustificano dicendo noi abbiamo dei costi fissi. Ma voi avete dei costi fissi perché avete totalmente sbagliato le vostre strategie industriali degli ultimi 20 anni con la sbagliata dei Benedetti. E adesso volete essere pagati e sovvenzionati da noi cittadini perché voi avete sbagliato le vostre strategie energetiche. Ma non ha nessun senso. Poi vi dovete far pagare di meno l'elettricità visto che c'è il sole. Così vi diamo l'altro argomento dei grandi fossili, dei grandi fossilisti, dei grandi lobby del fossile. L'altro argomento è che le rinnovabili sono care, costano troppo al cittadino. Non soltanto non costano troppo al cittadino, ma hanno addirittura abbassato il costo di produzione dell'energia complessivo, perché nel momento in cui il 17-18% di tutta l'energia è stato prodotto da fonti rinnovabili, non ho più quelli che rifiutiamo i nostri marginali. Questo è il nostro obiettivo. The Zero Marginal Cost Society. La società a costo marginale zero. Cioè, questo che cosa significa? Significa che una volta che ho pagato i costi dell'impianto, il costo di produzione della successiva unità, delle unità successive del prodotto è zero. Questo con le raffinerie, con i fossili, con l'uranio non c'è, perché dovrò approvvigionarmi del carburante. E quindi il costo di produzione non potrà mai essere zero, ma se io spendo, investo invece nelle rinnovabili e il sole è gratis, o almeno finché ce lo lasciano, gratis, poi potrebbero anche testarlo, ma solo che possono aumentare, allora il costo delle rinnovabili, il costo marginale delle energie rinnovabili è zero, quindi è un mondo più pulito, è un mondo più economico. È un mondo in cui i cittadini hanno più spazio. Chi è che non ha spazio in questo mondo? Anticipo un po' ci ricorderemo. Non ha
spazio ai grandi speculatori, non hanno spazio per grandi società internazionali, grandi quaceri energetico, fossile e finanziario. Perché per sfruttare il petrolio, cioè per mettere insieme queste enormità, adesso vedremo, scusa, vai ancora avanti, E noi adesso vedremo che cosa è successo in Francia. Però quello che stavo dicendo prima, nel momento in cui io ho incominciato a fare partire la rivoluzione energetica delle rinnovabili, del sole, appunto a proposito di rinnovabili di sole, qui c'è una scarsa efficienza termica, non c'è un valore superiore a quello che il mio corpo può sopportare, e lanciarmi la parola. Nella regione del Nord Pas-de-Calais si è deciso di fare come si è fatto a Roma, quando si è incontrato con Livio, il workshop per la terza rivoluzione industriale. In questo workshop si sono incontrati esperti del mondo delle rinnovabili, della terza rivoluzione industriale e esperti locali per 4 giorni e hanno discusso di tutti i pilastri della terza rivoluzione industriale, le rinnovabili, le smart grid, le costruzioni di energia positiva, l'idrogeno, e i trasporti a zero emissioni, vai avanti. Ed è venuto fuori, questo succedeva a giugno 2013, ed è venuto fuori il master plan di Lilla. Questo master plan, vai ancora avanti per piacere, questo master plan ha degli obiettivi raggiungibili perché sono stati studiati da esperti che sanno di che cosa parlano. Allora, dato un livello di consumo che è quello della parte alta della curva blu attuale, stiamo parlando del 2013-2014-2015, il master plan di Lilla prevede interventi nei settori più energivori, dalle costruzioni alle abitazioni, al riscaldamento, ai trasporti, per abbassare i consumi, quindi per fare efficienza energetica, che abbassino i consumi di 2/3. Il terzo rimanente, sviluppo delle energie rinnovabili. Allora, questo è il modo generale. Da qui al 2050 si può arrivare ad essere post carbon e ad andare completamente a sole e quindi non avere più costi marginali, quindi avere una società a più basso costo molto più pulita. Questo è il quadro generale del master plan di Lilla, vai avanti. Questo master plan non è stato fatto da 4 tecnici e basta, perché questi signori che vedete qua sono il presidente della regione e il presidente della Camera regionale di commercio, che sono 2 avversari politici. Questo qui, Percheron, è quello che ha vinto, è socialista, e ha battuto questo signore che poi, che era il presidente della Camera del Commercio, che era del centro-destra, ma insieme loro hanno diretto i lavori del master plan per 4 giorni. Sono stati seduti in tavoli con me, con Rifkin, con tutti i loro tecnici, eccetera, hanno diretto i lavori per capire in che direzione deve andare la loro regione. Se vogliono veramente uscire dall'era del petrolio, con tutte le sue conseguenze, non soltanto nefaste sul piano ecologico, ma anche economico, perché è insostenibile economicamente. 2 signori di centrodestra e di centrosinistra hanno lavorato a pieno ritmo, rappresentando sia la società politica che la società economica, la regione e le imprese. Vai ancora avanti. E sì, questo è Percheron, non Rifkin, perché secondo me vai ancora avanti, oltre la destra e la sinistra, vai ancora avanti. Questo signore è invece il terzo anello del master plan, che è il presidente dei Verdi regionali, nonché presidente del forum della società civile. Quindi società economica, società politica, società civile, uniti nello stesso obiettivo. Anche lui, Jean-François Caron, siamo anche diventati amici perché è simpaticissimo, anche lui è stato in grado di dedicare 4 giorni della sua vita al nostro master plan. Vai avanti. Che dice questo master plan? Che bisogna sviluppare nella regione del Nord Pas-de-Calais tutte le tecnologie della terza rivoluzione industriale per essere autosufficienti. Non come abbiamo fatto in Italia, che abbiamo fatto l'incentivo fotovoltaico, dopodiché abbiamo fatto lavorare imprese tedesche e cinesi. Perché non abbiamo creato la filiera del fotovoltaico. Dice, ma è costoso e i cinesi sono più competitivi. Anche l'acciaio è costoso e i cinesi sono più competitivi, ma l'acciaio lo sovvenzioniamo, il fotovoltaico no, ma che razza di società siamo?
Allora, primo pilastro, energie rinnovabili, tutte, perché, e questo lo dice il è molto più solarizzata che non ventosa. Io devo analizzare le caratteristiche del territorio prima di impegnarmi in impianti energetici, ancorché non fossili, non fa niente che non producono emissioni. Ma se io devo intervenire sulla natura e mettere delle torri eoliche, devo essere sicuro che siano, uno, produttive, e quindi che il vento sia sufficiente a produrre, due, necessarie, perché se io sono in sovrapproduzione energetica, come sono in Italia in questo momento, perché noi siamo in quasi il triplo di sovrapproduzione energetica, noi abbiamo una potenza installata che è superiore di quasi il triplo a quello che è il picco della domanda, che è stato raggiunto nel 2006. Quindi, teoricamente, apro una parentesi e la chiudo, in Italia non bisognerebbe più mettere neanche uno spillo, ma neanche un pannello fotovoltaico, perché le energie le abbiamo a UFO. Dopodiché, è ovvio che siccome dobbiamo fare la transizione energetica, il fotovoltaico lo mettiamo, ma contabilizzando quanto fotovoltaico abbiamo messo, tanto carbone, tanto petrolio, tanto gas, dobbiamo mettere fuori mercato, dobbiamo chiuderlo. Ecco, quindi, energie rinnovabili significa solar cooling. Solar cooling significa dare agli alberi la possibilità di diventare più competitivi perché non hanno più bisogno di dissanguarsi per rinfrescare le loro camere, perché hanno un sistema solare che a costo marginale zero, perché l'energia del sole non la paghi, fanno diventare caldo, freddo con gli scambiatori di calore e permettono di ottenere con la tecnologia solare quello che oggi viene ottenuto con la tecnologia fossile, condizionando l'aria, le pompe di calore, il moto delle maree, ci sono tante tecnologie rinnovabili che vanno utilizzate e intervenire secondo quella che è la caratteristica e la vocazione del territorio. Vanno pianificate secondo quelle che sono le caratteristiche geomorfologiche e meteorologiche del territorio. Per fare tutto questo non ci si improvvisa, quindi ci vuole un'equipe che sappia dalla produzione fino all'installazione finale, fino alla... Poi queste tecnologie vanno integrate nelle costruzioni. Nella seconda rivoluzione industriale, quella che abbiamo visto nel filmato, lì era diverso, perché per sfruttare il petrolio, l'uranio, le fonti fossili concentrate, che si sono localizzate geostrategicamente soltanto da enormi investimenti di capitali, quindi c'è un'altissima intensità finanziaria, di enormi investimenti strategici, politici, geopolitici, militari, pensiamo a tutte le guerre che si sono fatte per il petrolio, perché sicuramente in questa sala nessuno di noi penserà che gli americani sono andati in Iraq per riportarci la democrazia, no? Quindi pensiamo alla seconda guerra mondiale, al fatto che Hitler abbia deviato le proprie truppe da Mosca a Stalingrado per poter arrivare a Baku e sul Mar Caspio dove c'erano i posti di petrolio, perché i carri armati avevano bisogno di petrolio e Hitler c'aveva il carbone e non il petrolio, e quindi vedete che l'energia diventa tutta uno strumento di condizionamento della politica, uno strumento che distrugge la politica, perché pensate ai milioni di morti che ci sono stati perché francesi e tedeschi non si sono messi d'accordo nella prima guerra mondiale sul bacino della Ruhr, che era un bacino carbonifero, e perché poi invece stava là, gli andava dietro, ancora ne aveva capito che Hitler ammirava il petrolio, perché gli aerei, i caccia, i bombardieri, i carri armati avevano bisogno di petrolio, tanto è vero che i combustibili loro non li facevano dal carbone, si erano inventati gli strumenti tedeschi per fare il carbone che c'avevano, ma era una cosa complicatissima e costosissima, quando invece il petrolio era lì, costava poco, se lo volevano prendere, e in perfetto stile nazista volevano andare a prenderselo senza dare conto a nessuno. Le guerre si sono sempre fatte per l'energia, non si sono mai fatte per la democrazia, per un ideale, per esportare una religione. Le guerre hanno sempre un movente energetico alle spalle. Quindi noi siamo fortemente convinti che banalizzare le fonti energetiche, farle diventare a disposizione di tutti, è un enorme contributo alla pace del mondo. Che c'entra questo con le case? C'entra perché io poi queste fonti rinnovabili le devo integrare nelle costruzioni esistenti. Perché se io prendo
se io vado a fare un parco eolico, una centrale fotovoltaica, ecco, la parola centrale già non dovrebbe più esistere nella terza rivoluzione industriale. La centrale partita dalla mentalità del petrolio, tutto centralizzato, perché sono centralizzate le fonti energetiche, quindi le economie di scala a partire da una fonte centralizzata, la produzione di energia a partire da una fonte centralizzata, attraverso processi centralizzati, questo è vero. Cioè, se io devo farmi un kilowattora a partire dal petrolio, se lo faccio in una grande raffineria da 2000 megawatt, mi costa molto di meno se con un kilowattora me lo facessi con un gruppo elettrogeno a casa. Questo è vero. Lì vale il principio della centralizzazione, cioè l'economia di scala si fa in modo centralizzato, ma nel momento in cui io uso il sole che è diffuso e non è una fonte centralizzata, l'economia di scala non le faccio più in modo centralizzato, quindi noi anche oggi. Non ai parchi fotovoltaici, non alla grande geotermia, alla terapia, sì all'accesso di tutti i cittadini alle tecnologie per farsi l'elettricità a partire da fonti solari, tanto per cominciare l'integrazione negli edifici. Ci sono già oggi in Francia, più tardi lo vedremo meglio, edifici che consumano meno energia di quello che producono per metro quadro all'anno. Vai avanti. Dopodiché questa energia la devo accumulare. Per accumularla ci sono le tecnologie dell'idrogeno. Riffin ha scritto nel 2002 il libro L'economia dell'idrogeno, ha fatto partire il grande dibattito a livello mondiale, ha rilanciato l'industria dell'idrogeno, ma l'idrogeno fa paura a molti. L'idrogeno significa sovranità energetica per il cittadino, perché nel momento in cui il cittadino non soltanto con il pannello fotovoltaico si fa l'elettricità, però poi con l'idrogeno la può usare anche di notte. Perché senza un sistema di accumulo il fotovoltaico mi lavora finché mi lavora, dopodiché o di notte non c'è elettricità oppure devo ridipendere dalla rete. Con l'idrogeno non dipendo più dalla rete, perché l'idrogeno è un sistema, è uno degli elementi costitutivi dell'universo. L'idrogeno si trova nell'acqua, l'acqua si trova dappertutto, ed è un sistema di accumulo. Attenzione, non è un sistema di produzione energetica, ma che ci frega la produzione? Abbiamo già detto che la facciamo col sole. Il problema è che l'energia solare, l'eolica, rinnovabile è discontinua, non la possiamo accumulare. Allora, per accumularla abbiamo bisogno di inventarci un sistema universale, come in digitale e in media. Prendete le chiavette, quella su cui c'è la mia presentazione ora, per esempio. Bene, 10 anni fa questo non sarebbe stato possibile, perché il digitale nel multimediale non esisteva. Quindi se io volevo far vedere un video, se io volevo farvi sentire un audio, volevo portare un CD o un DVD, e se volevo dei dati, c'avevo il dischetto. Poi è arrivato il digitale e è diventato il sistema di accumulo universale dei dati, delle informazioni. L'idrogeno è il sistema di accumulo universale per tutte le energie rinnovabili, perché mentre con l'idroelettrico, certo posso fare il pompaggio e di notte pompo di nuovo l'uso elettrico per portare a pompare l'acqua su, così poi ogni giorno. Però il pompaggio vale soltanto se ci ho detto ci sono dei sistemi di accumulo che sono molto limitati. E una macchina che va elettrica, una macchina dura 4 volte di più del pacco di batterie. Cioè l'idrogeno è l'unico sistema che permette di accumulare tutte le energie rinnovabili. Le tecnologie dell'idrogeno sono tecnologie facili, sono tecnologie a disposizione di tutti, bisogna sviluppare quelle professionalità lì, evidentemente. E oggi non ci sono. Non è che oggi non è possibile avere. Qui in Toscana, per esempio, ci sono i Giulio Benedetti, no? Che sono quelli di Pontedera che fanno gli elettrolizzatori, ma sono delle poste bianche. Però questi sono i mestieri del futuro, ma non il futuro frammentario, il futuro immediato, se c'è una pianificazione regionale e nazionale in questo senso. Diciamo, una questione molto dolorosa sulla quale ritorneremo. Dopodiché ci saranno le smart grid, e questa è una cosa importantissima, l'internet dell'energia. Cioè, così come io non posso, nella terza rivoluzione industriale, produrre elettricità e energia in modo concentrato, centralizzato, come lo facevano la seconda rivoluzione industriale a partire dal petrolio, non posso distribuire con delle reti servomeccaniche concepite per servire in un paese l'elettricità prodotta da grandi centrali fossili, 20 grandi centrali fossili in rete in tutto il paese. No! Quello è un sistema a stella radiale. Invece, se l'elettricità la producono decine di milioni di piccoli e piccolissimi consumatori produttori di energia, io devo mettere insieme un sistema tipo i proxy server di internet, che è esattamente la stessa tecnologia di internet, che mi permetta di riconoscere automaticamente dove c'è il surplus di produzione, il più vicino centro di produzione
che mi può offrire energia in quel determinato momento, io me la prendo da lui e lui me la contabilizza, e poi c'è la ricontabilizzazione all'inverso quando io sto producendo più energia di lui. Cioè, questi sistemi, che tra l'altro sono anche la dovere automotica, sono l'efficienza energetica, sono l'abbassamento dei consumi in ogni casa, in ogni famiglia, i sensori dappertutto, per ogni tipo di energia o di applicazione che ha sul consumo energetico, tutto questo scatte sono l'internet dell'energia, cioè gli smart grid. Anche questi sono sistemi di installazione ad altissima intensità di lavoro. Certo, dopo che li hai installati, non c'è più bisogno dei tecnici, ci sarà bisogno del tecnico per andare a riparare qualcosa si rompe, come per la lavatrice, come per la caldaia, ma finché noi abbiamo smart griddizzato tutte le nostre città e le nostre case, abbiamo creato lavoro per 20 anni. Nell'efficienza energetica c'è il lavoro per 20 anni. Ecco perché, scusate, faccio una breve parentesi politica, avevo giurato che non facevo parentesi politica, ma questa cosa qui la devo dire, perché purtroppo sto a Firenze, o vicino a Firenze, e qui c'è un fiorentino che sta a Roma, che pensa che si risolvono i problemi del mondo del lavoro agendo sull'effetto e non sulla causa della disoccupazione. Perché quando sento Renzi dire, ma voi avete visto la disoccupazione allucinante che c'è, adesso dobbiamo fare il decreto Jobs Act, il decreto Jobs Act è una cazzata, perché il Jobs Act significa agire sui problemi. Caro Renzi, se tu vuoi agire sulle cause della disoccupazione, devi adottare modelli economici a carta e intensità di lavoro che sono quelli delle rinnovabili, tu sei più il contrario, ma le stai sprecando le rinnovabili. Quindi come facciamo a creare lavoro? Se gli unici settori che potrebbero creare lavoro, perché sono ad alta intensità di lavoro, come le rinnovabili, come le smart grid, come l'idrogeno, tu li stai scoraggiando al massimo, li stai tassando e addirittura li stai mettendo fuori mercato. Quindi in questo decreto, se tu veramente vuoi creare lavoro, a parte che c'è un malinteso sulla parola Jobs Act, perché Jobs Act, quello di Obama, non è Jobs nel senso di lavoro, non l'americano, la parola inglese è job, è Jobs nel senso di Steve Jobs. Qua invece non l'hanno capito, perché questi sono questi fanno le cose così, questi fanno dell'approssimazione, hanno fatto, si credono, hanno fatto lo Jobs Act di Obama è una legge per incoraggiare le start-up di innovative. Cioè, è la legge per creare 1-10-100 milioni di Steve Jobs in America. Cioè, per dare soldi a quelli che nei garage inventano la Macintosh e l'Apple. Ecco cos'è Steve Jobs. Però mica l'ha fatto il Ministero del Lavoro, perché il Ministero del Lavoro non può gestire l'esistente. Questo è un decreto che deve fare il Ministero dello Sviluppo Economico. Se tu vuoi agire sulle cause della disoccupazione, devi far fare un decreto al Ministro dello Sviluppo Economico che vada nella direzione di adottare modelli energetici economici ad alta intensità di lavoro. Chiudo questa parentesi, non volevo fare una polemica, però quando ci faccio, perché purtroppo c'è proprio un errore concettuale in quanto si dice si vuole creare lavoro. Infine, quinto pilastro, veicoli elettrici e idrogeno, veicoli a zero emissioni. Tenete presente che le emissioni e l'inefficienza energetica, un terzo degli sprechi energetici danno nel traffico, sono nel modo in cui ci spostiamo. Quindi questi sono i 5 pilastri. Adesso se vai ancora avanti, allora, in Francia e nel nord Pas de Calais, per implementare questi 5 pilastri hanno creato, non c'è più l'assessorato all'economia e all'energia, c'è l'assessorato alla terza rivoluzione industriale, c'è l'assessore alla terza rivoluzione industriale. E ci sono 5 divisioni, poi sono 7, 8, vedremo quali. Però le 5 divisioni fondamentali sono quelle che abbiamo appena visto. Rinnovabili, idrogeno, smart grid, trasporto a zero emissioni, eccetera. Poi c'è una divisione per l'efficienza energetica, perché chiaramente loro hanno analizzato, ma credo la stessa cosa in Italia, che gli edifici sono a bassissima efficienza energetica, quindi se loro vogliono veramente fare questi 2/3 in meno di consumo energetico, hanno bisogno di lavorare molto sulle loro efficienze. Poi ci sono l'economia della funzionalità e l'economia circolare, che vedremo più tardi. Vai avanti. Allora, l'economia circolare, cominciamo da questa. L'economia circolare è il rifiuti zero. Cioè in Francia la chiamano così.
perché ci sono arrivati, diciamo, un momento in cui Connet non era ancora diventato molto famoso, ma la loro idea è quella di incoraggiare le tre R della direttiva europea dei rifiuti, no? Riduzione, riuso e riciclo. Attenzione, riciclo è la differenziata. Quando si parla di differenziata e mi si viene a dire noi siamo a 60, 70, 80, 90, 100, al 1000% differenziata, io voglio sapere innanzitutto, ma voi avete già fatto le bande del riuso? Avete già abolito la plastica? Avete già abolito tutto il packaging a perdere e imposto soltanto i vuoti a rendere? Perché poi possiamo parlare della differenziata, ma se voi vi fate la differenziata senza rispettare le due R della direttiva europea, poi vi state dando una visione impossibile. Perché un conto è differenziare 2000 tonnellate in un comune e un conto è differenziare 50 tonnellate. Quindi loro chiamano l'economia circolare, banche del riuso, consumi senza confezionatura, polistirolo, eccetera, laboratori di riparazione, circuiti del salto, filiera del riciclo. Tra l'altro hanno adottato anche il simbolo Second Life, che noi abbiamo elaborato con lì, abbiamo lanciato. E questo lo vediamo dopo. Questo è l'assessore della terza rivoluzione industriale, Claude Lenglet. Vai, puoi andare. Sì. Claude Lenglet è l'ingegnere della Bouygues, la famosa società, la più famosa, come la conosciamo in Italia, la grande società di costruzioni francese, che ha inventato l'edificio, questo è a Meudon, nel sud di Parigi, l'edificio a energia positiva. Questo edificio consuma 61 kWh per metro quadro e ne produce 64. Produce 3 kWh in più di quelli che consuma, perché lì hanno applicato esattamente quello schema che su base regionale, vedete l'assessore della terza rivoluzione industriale, lì ha preso lo schema che ha fatto per l'edificio e l'ha applicato a tutta la regione. Abbattere i consumi, coprire il terzo rimanente con le rinnovabili. È esattamente lo schema di questo edificio, perciò è diventato assessore della terza rivoluzione industriale del nord, a parte delle Paesi. Dopodiché abbiamo il capo divisione per le rinnovabili, ancora avanti. Capo divisione per gli edifici di energia positiva, capo divisione per l'idrogeno, un ragazzo di 24 anni, meraviglioso, una cosa fantastica. Cioè io sto aspettando il momento in cui in Italia potrò un tale riconoscimento di merito. È figlio di un immigrato polacco, di un operaio polacco, non è figlio di qualcuno che ha avuto il posto grazie a quello, agli amici, e si chiama Rock Transoschi, lo conosco bene perché con lui ho fatto la parte del master con cui mi sono occupato io, che è l'idrogeno. Avanti. E la smart grid, divisione smart grid, poi vai avanti, divisione trasporti zero emissioni, e poi qui arriviamo, come avevamo detto, all'economia del riciclo, se vuoi andare ancora avanti, vai ancora. Ecco, qui stiamo dicendo, questo è la prima era del riciclo. C'è stato un salto di slide, scusatemi, mi scuso con tutti, ma mi avete seguito più o meno, no? E poi eravamo arrivati qui, cioè, che cosa succede? Qui si stanno incoraggiando i negozi sfusi, come per esempio accavandoli i negozi del franchising della Herz Porta, ma ce ne sono tantissimi. Anche a Prato, dappertutto stanno succedendo. Perché? Io voglio comprare i cereali, io non voglio comprare la plastica, non voglio comprare il polistirolo, non voglio comprare la lattina, voglio i cereali. Mi porto da casa il mio contenitore e ci metto soltanto i cereali, e tanto io ci faccio guadagno, e creo problemi meno all'ambiente perché non c'è più il packaging della tariffa. Tutto questo naturalmente una regione lo negozia con le autorità commerciali, per questo non pare che lei c'è la Camera di Commercio, perché fa da cinque di trasmissione di questo nuovo modo di concepire i consumi, no? Dopodiché, che significa riduzione dei consumi, dei rifiuti? Significa che il vetro, per esempio, io non lo riciclo, lo riuso. A che mi serve per campare del vetro? Perché devo distruggere una bottiglia che è ancora buona? Perché il vetro potrebbe essere utilizzato centinaia di volte, valorizzando così energeticamente la bottiglia? Cioè, la vera valorizzazione energetica non consiste nel bruciare, quindi fare energia con la plastica o il vetro o qualunque altra materia, consiste nel riutilizzarla quanto più possibile, perché più volte lo utilizzo, più volte metterò a frutto l'energia che ci è voluta per produrla. L'energia ci vuole per produrre una bottiglia di vetro. Se quella bottiglia di vetro, una volta bevuto il vino che c'è dentro, l'appunto, nella campana di vetro, ha un'efficienza bassissima. Ma se io la rinzo 100 volte, mi si è moltiplicata per 100 l'efficienza.
dice, ma così i produttori di bottiglie di vetro lavorano di meno, si inventano un altro lavoro, se ne trovano tante di altre cose da produrre, ma io non devo far lavorare uno soltanto in modo da poi porvi il problema della discarica, dell'inceneritore, cioè che il lavoro non può diventare una scusa per produrre rifiuti. Vengo avanti. Queste sono le banche del rifiuto, queste sono le banche del rifiuto di San Francisco. Cos'è una banca del rifiuto? È un posto dove il cittadino porta le cose che non servono più, gli oggetti che non hanno più un valore d'uso per lui, ma potrebbero avere un valore d'uso, per esempio per Giulio, o per Massimiliano. Io arrivo lì e questa poltrona non mi serve più, magari invece gli piace Massimiliano se la va a comprare da lì, io la lascio lì, me la pagano perché è una banca. E quindi per quella poltrona dovranno dare, non so, $5. Poi la rivendono a 10 e il comune che gestisce quella banca del riuso ci va anche in... I rifiuti sono veramente una risorsa, così. Benissimo, allora, i circuiti del usato però presuppongono che ci siano dei circuiti della riparazione, perché quella poltrona magari potrebbe essere da riparare, quindi ci vogliono falegnari, ci vogliono elettricisti, ci vogliono meccanici. Sono tutti lavori che tu fai. Chiudo il ciclo dei rifiuti con rifiuti zero e adotto un modello di chiusura del ciclo dei rifiuti non solo virtuoso per l'ambiente, ma anche ad alta intensità di lavoro, ci vuole tanto capirlo, a Capannoli hanno creato 60 posti di lavoro e spendono €1 milione l'anno in meno. Andiamo avanti. Con le linee urbane vai ancora avanti, dove c'è tutto, c'è proprio una comunità che si crea intorno. Cioè la gente che va si sente nelle miniere urbane, ha la borsa della miniera urbana, della banca del riuso, e il marchio Second Life che noi abbiamo visto prima, vai avanti. Vedete, questo è quello che dicevo prima, nella banca del riuso si portano le cose nei laboratori di riparazione, si mettono nei circuiti dell'usato, e quello che non può più essere venduto, non può essere riparato, va a riciclo. Però che cosa significa? In questo caso, perché la banca del riuso è importante? Perché qui si è creata una comunità. In Svezia, nelle banche del riuso, ci sono ogni domenica i bambini che vanno a portare i giocattoli e si riscambiano con altri bambini. Ci sono i teenager che si scambiano i computer, i telefonini, gli iPad. Ci sono i genitori che si scambiano i vestiti. Poi, quando il baracco non dovesse funzionare, si va alla banca e si lasciano delle cose. Dopodiché, nella banca del riuso si mette in moto anche un processo di, per esempio, moneta parallela. Cioè, tu mi porti questa poltrona, io ti do 5 euro, oppure ti do 20 euro in moneta parallela in voucher, che tu ti puoi spendere nella banca del riuso. Così esco dai meccanismi infernali anche della speculazione monetaria e mi riconcentro esclusivamente sui beni di consumo e i servizi che sono importanti per l'essere umano. Riporto l'individuo e il cittadino al centro del consumo, non porto il consumo al centro della vita del cittadino. Quindi è un nuovo processo di coscientizzazione della comunità che si sta facendo nel normale carico. Noi non vogliamo fare evidentemente con territorio zero. Vai avanti. Perché quando si crea una comunità del riuso, quello che in realtà manca poi è un simbolo per questa comunità, un elemento sotto il quale riconoscersi. Noi abbiamo creato il marchio Second Life, che è un marchio open source scaricabile gratuitamente a disposizione di tutti, che è quello che abbiamo presentato vai avanti con Livio De Santo di Paul Comet alla facoltà della Sapienza a novembre scorso. Vai ancora avanti. Quindi l'idea di Second Life è molto semplice. Noi abbiamo analizzato, almeno questo era quello che aveva analizzato Paul Comet, che il limite di Capannoli è che la banca del riuso e il negozio dell'usato è stato affidato alla Caritas. Quindi il cittadino medio non va alla Caritas per prendersi vestiti, televisori, mobili, eccetera, perché c'è anche, come dire, un elemento psicologico di reticenza, no? Allora, invece di affidare soltanto alla Caritas, uno può creare un circuito nel quale le cose anche di qualità che sono rimesse nel circuito vengono marchiate con il marchio Second Life, di modo che chi se la compra, una ciocca Second Life, un televisore Second Life, col marchio fa vedere a tutti che noi partiamo dalla comunità del riuso. E quindi si supera quella mentalità folle dell'iperconsumismo degli anni 60-70, che
andava di pari passo con l'italsita, con l'acciaio che voi avete visto nel filmato iniziale, con il sofismo folle, secondo cui se tu usi cose usate, sei un poveraccio, perché devi comprare cose nuove, le cose usate le devi accettare, perché noi dobbiamo produrre sempre di più, perché dobbiamo far girare l'economia. Ma l'economia in questo modo gira soltanto per pochi speculatori, per poche banche d'affari mondiali che detengono il controllo di tutti i centri di produzione, di tutte le grandi industrie. Perché se io butto un computer come quello, invece di portare alla banca del riuso, non è che sto creando, se invece è rotto, lo porto alla banca del riuso e lo riparo, sta lavorando un ragazzo italiano. Se invece io lo butto e ne compro un altro, ha lavorato qualche coreano o qualche taiwanese, no? Quindi questo discorso che bisogna far girare l'economia, no? Vale per chi controlla da New York o da Londra con un sistema computerizzato di controllo dello smistamento dei capitali tutta l'economia mondiale, non vale per noi. La nostra economia è un'economia dal basso, quindi noi dobbiamo valorizzare al massimo gli oggetti, delle cose. Ma tutto questo è Second Life. Chi si compra una giacca Second Life o un computer Second Life sta partecipando a una comunità che sta contribuendo a capovolgere le sorti dell'economia mondiale. E non è una cosa da poco, non è la Caritas. Significa dimostrare di essere cittadini consapevoli. È un nuovo paradigma culturale proposto ai cittadini. Non tutti. Ci saranno quelli che diranno, no scusate, io continuo ad andare ad armare, no scusate, io continuo a comprare cose da troni. Benissimo. Ma quelli che invece questa sensibilità ce l'hanno, glielo vogliamo offrire questa possibilità, noi gliela abbiamo offerta. Vai avanti. Oh, poi c'è la divisione dell'economia della funzionalità. E qui, diciamo, siamo siamo nel futuro, ma siamo anche nel presente. Cioè, l'economia della funzionalità significa l'internet delle cose, The Internet of Things, dice Jeremy, del sottotitolo di Zero Marketing Cost Society. Cioè, che significa? Significa che noi abbiamo la possibilità di produrre, di fare il design di un oggetto col computer, mandarlo a una stampante 3D, che lavora in un modo che adesso vedremo, e quell'oggetto che sia di plastica, quindi utilizzando a base dei polimeri, che sia di metallo, quindi utilizzando nickel, alluminio, eccetera, viene prodotto in una camera tridimensionale, come una stampante per stampare un foglio di carta, ma a tre dimensioni. Tutto questo non produce soltanto piccoli oggetti, produce anche prefabbricati per case, parti di macchine, parti di aerei. Allora, senti, adesso se tu non hai, lo stiamo leggendo dalla mia diretta, questo. Sì, sì. Allora, se clicchi qui sopra, adesso noi vedremo un altro video per il quale, okay, per il quale non c'è bisogno del sonoro, quindi non dobbiamo fare tutto questo. Sta andando? Ok, allora guarda, sì. Perché sei nel PowerPoint, allora vai nella chiavetta, sì, il blocco della chiavetta direttamente, vai nella cartella video e lo lancio nel video. Un momento, è il computer. Questo? Sì, questo. No, ma l'aspetto. Video, eh? Video? Giusto? Qual è? È audio. Sì. Era partito. Sì, ora. Eccolo.
credo sia. Le zappa. No, non riusciamo a vederlo. Comunque, fondamentalmente fanno i pezzi delle turbine a Cameri, dove fanno gli F-35, fanno i pezzi di turbine dei Boeing, con, a partire da metalli, che possono essere anche alluminio fatto triturando le lattine di Coca-Cola e Zama. Ed è una fabbrica con 60 stampanti tridimensionali. È il futuro della produzione industriale. Se io, torno su un PowerPoint, se io non ho più la necessità di fare un, per fare un oggetto piccolo così, no? Come un alettone di Boeing, non ho necessità di fare un enorme impianto con le presse tradizionale, tipo acciaierie, eccetera, ma lo posso fare una stampante tridimensionale. Non ho più la necessità di andare a trovare 10 milioni di euro per aprire una fabbrica. Quindi non soltanto c'è una maggiore efficienza energetica, perché le stampanti 3D usano, sono stampanti non presse, quindi usano molta meno energia. C'è una maggiore efficienza produttiva perché usano molta meno materia, perché nella produzione industriale tradizionale, per fare un chilo, un prodotto di un chilo ci vogliono 4 chili, qui basta un chilo e mezzo, quindi c'è una maggiore efficienza produttiva. E poi c'è una maggiore efficienza economica, e c'è una democratizzazione dei processi produttivi, perché tutti possono diventare piccoli e piccolissimi industriali, a casa loro nel garage, di Steve Jobs. E infatti Obama, il Jobs Act, lo ha fatto per finanziare i makers, quelli che fanno le stampanti 3D, per incoraggiarli a trovare nuove applicazioni delle stampanti 3D. Ma il Jobs Act di Obama non è come quello italiano, perché in Italia noi abbiamo i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico per l'innovazione, ma si danno minimo 800.000 euro e si danno a chi ha già una fideiussione bancaria di 800.000 euro. Quindi un ragazzino che esce dall'università di ingegneria vuol fare un'applicazione audiomedicale con le stampanti 3D, ha bisogno di 20.000 euro, gli ridono in faccia. Invece Obama a quel ragazzino gli dà 20.000 euro sulla parola e non glieli chiede più, perché è un investimento nell'economia, perché quel ragazzino, se mai proprio il suo progetto, magari tira fuori una cosa che farà guadagnare miliardi, come Steve Jobs agli Stati Uniti. Quindi il Jobs Act è investire nella ricerca innovativa fatta dalle giovani generazioni. Ecco che cos'è il Jobs Act. Qualcuno va a dirlo a Renzi. Questa che voi vedete qui, attenzione, non si vede nulla, lo so, mi dovete credere sulla parola. Qui dietro c'è una stampante 3D e questo è il computer con cui si fanno le progettazioni degli oggetti che questa stampante 3D fa in plaster. Questa stampante 3D, vedete fare zero sul blog degli attivisti dell'Alto Salento per la rivoluzione industriale. E, come dice Prozzo, dei ragazzi meravigliosi, no? Perché io sono andato a fare la presentazione di Territorio Zero a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, e mi vengono fuori quattro ragazzi attivisti del locale comitato del Movimento 5 Stelle, che sono tutti ingegneri disoccupati, e ci dicono: sai, noi abbiamo fatto un blog per portare le vostre teorie del Territorio Zero nell'Alto Salento, quindi ci stiamo andando a fare e abbiamo deciso di fare la prima stampante tridimensionale in Puglia. Attenzione, in America ci sono già 3 milioni di stampanti tridimensionali, noi siamo abbastanza indietro, per quanto la cosa sta cominciando ad andare avanti, si è fatto il primo Makers, la prima fiera dei Makers a Roma l'anno scorso, quest'anno si farà la seconda, poi adesso esce il libro dei rischi, sarà un tripudio. Però, voglio dire, questi ragazzi mi dissero: noi dobbiamo fare, noi c'è un progetto per finanza l'impresa innovativa, il programma NIPI della Regione Puglia, che in pratica le regioni gestiscono questo fondo per l'innovazione d'impresa del Ministero dello Sviluppo Economico. Quindi
la Regione Puglia lo gestisce attraverso un programma immaginificamente, poeticamente inventato dalla Regione del Governatore Veneto, che si chiama NIDI. E loro hanno fatto la domanda sul programma NIDI. E quelli del programma NIDI gli hanno risposto NISVA, perché gli hanno detto: noi vi diamo 20.000 euro per fare la vostra stampante, ma voi ci dovete fare presentare una garanzia fideiussoria di una banca che per 20.000 euro. E gli stronchi! L'innovazione, l'impresa, la stronchi. Anche per questo bisogna andare in Europa a cambiare determinati parametri, attenzione, perché queste regole vengono dall'Europa. Poi in Puglia si poteva anche, le regioni possono anche contemperarle, ma se riguardano bene, perché io come parco sospetto che alle regioni faccia comodo poter dare selettivamente i finanziamenti a chi dicono loro in modo da dare, diciamo, finanziamenti agli amici e agli amici degli amici, apprezzati con papà ricchi che gli fanno le garanzie e così. Ciò non lo posso dimostrare, quindi dovrei nemmeno dirlo, però ho questo come questo presentimento. Ebbene, sapete che hanno fatto questi ragazzi meravigliosi? Hanno rotto il loro salvadanai e la stampante 3D hanno preso la piattaforma Arduino dell'Olivetti, una piattaforma open source di progettazione industriale, e si sono fatti la loro stampante 3D. Ed è lì, adesso. Allora, dopodiché abbiamo visto come è strutturata l'assessorato alla terza rivoluzione industriale. Però loro, mica sono scemi, loro hanno capito che c'è da centinaia di migliaia di posti di lavoro in competenze specifiche che ancora non esistono, e allora hanno creato l'Università della Terza Rivoluzione Industriale, che hanno chiamato Zero Carbonio, l'Università Zero Carbonio, ormai, che poi è un'università che noi abbiamo già fatto con il Rifkin e con Nicola Bonella in Puglia, all'Acqua de Una, all'Università dell'Idrogeno, e che questo è il distributore di idrogeno di Livio De Santo, dell'Università di Roma, che ha prodotto Livio De Santo, a Tor di Quinto, agli impianti sportivi, dove attraverso l'idrogeno e con un cogeneratore si riscalda la piscina, però si produce anche idrogeno per gli automezzi del parco. Vai avanti. Oh. Adesso abbiamo visto gli aspetti strutturali, abbiamo visto gli aspetti accademici, diciamo formativi, vediamo gli aspetti economici. Quanto costa la terza rivoluzione industriale del nord Africa? Costa 200 miliardi di euro fino al 2050. Sono all'incirca 10 miliardi di euro per 30 anni. Quanto rende? 320 miliardi di euro, perché quei 200 miliardi di euro investiti in tecnologie della terza rivoluzione industriale, quelle che abbiamo visto fino ad ora, no? Per cui ci sono le divisioni dell'idrogeno, delle smart grid, delle rinnovabili, eccetera, permettono di fare quei risparmi energetici. Quella curva che scende significa spese inferiori energetiche, quindi quei risparmi energetici sono previsti, sono stati calcolati dagli economisti del gruppo di Rifkin insieme agli economisti francesi, di arrivare circa 320 miliardi di euro. Quindi io spendo 200 e al 2050 è arrivato a 320. Con un saldo occupazionale netto di 165 mila unità, significa 20 mila posti di lavoro in più all'anno in una regione di 4 milioni di euro. Se io non faccio niente di tutto questo, dicono quelli del Nord Pas-de-Calais, io andrò a spendere 400 miliardi di euro annui fino al 2050, 400, non 200, ma non avrò 320 miliardi di risparmi. E tra l'altro non è nemmeno sicuro che spenderò 400, perché i prezzi del petrolio sono talmente volatili che vado a spendere anche molto di più. E comunque il saldo occupazionale è negativo di 102.000 unità. Quindi spendo 400, non ricavo niente, e distruggo 102.000 posti di lavoro, o faccio una terza rivoluzione industriale, spendo 200, ricavo 320 e creo 165.000 posti di lavoro? Ecco una programmazione intelligente a lungo termine. L'hanno fatta in una parte. Ecco, queste sono le cose che ho già detto. Avanti. Infine, e questa è la parte finale, la parte secondo me più bella, nel momento in cui tu rimetti il cittadino al centro, cioè ridai al cittadino il potere di farsi l'energia, gli dai la possibilità di diventare
anche parte del processo industriale, democratizzi tutti i processi energetici, democratizzi anche il processo finanziario. Come si fa questo nella proprietà legale? Si fa con il crowdfunding, cioè l'azionariato popolare. Sì, sì, era cambia più piacere. Allora, il crowdfunding, che questi simpatici francesi hanno chiamato crowdfunding, perché loro stessi sono ironici, si prendono in giro da soli. Sanno che non sono bravi a pronunciare la parola crowd, che la pronunciano che suona cow, e quindi ci hanno proprio messo la mucchetta e hanno fatto il crowdfunding. Come funziona? La regione dà sul suo sito, nella sezione nazionale popolare crowdfunding, dà la possibilità a coloro che hanno un'idea di ricercare soldi, esponendo la propria idea, e a coloro che hanno i soldi di finanziare quell'idea se gli piace. E attenzione, questa cosa è interessantissima anche per l'Italia, perché noi, scusate se continuo a dare i numeri, no? Perché poi si parla sempre di debito, poi siamo debitati, siamo uccisi, dobbiamo fare quello che ce lo chiede l'Europa, eccetera. Ma voi lo sapete che noi abbiamo, grosso modo, le cifre economiche italiane sono il PIL di 1,5 miliardi di euro, un debito di 2,000 miliardi di euro e una ricchezza privata di 8,000 miliardi di euro. Quindi i soldi ci sono, non è che non ci sono. Se noi coinvolgiamo i cittadini per fare le cose, non abbiamo bisogno delle grandi banche d'affari. Abbiamo cortocircuitato completamente quell'insieme di grandi poteri occulti bancari che hanno distrutto l'economia mondiale. Abbiamo ricominciato con l'economia dal basso, e perché gliela dobbiamo far finanziare a loro la nostra economia dal basso? Esempio, che hanno fatto il Nord Padre Calè? Intanto, il primo progetto che hanno approvato è un progetto per sistemi di ricarica fotovoltaica dei telefonini. Come quelli. Cioè, loro dicono, sì, oggi si trovano su eBay, su internet, uno va, mette ricarica fotovoltaica del telefonino, ne trova 10.000, sono tutti cinesi, taiwanesi, eccetera. E loro dicono, ma perché noi? No, quando avremo 4 milioni, ne venderemo 4 milioni di pezzi, da qui al 2050. Perché li dobbiamo far andare a comprare i cinesi? Non ce li possiamo fare noi? E quindi hanno messo una fabbrichetta che verrà usata anche le stampanti 3D per fare i sistemi di ricarica per telefonini cellulari, computer, eccetera. Poi hanno messo la bici elettrica e il bike sharing elettrico. Poi hanno finanziato un sistema di trattore di idrogeno per le campagne, perché il trattore di idrogeno è molto costoso. Quindi il contadino da solo non se lo può comprare, ma se lo comprano 20 contadini lo fanno girare col sistema del car sharing e basta la paura. Poi hanno il sistema di car sharing elettrico e poi hanno finanziato uno stabilimento industriale per le stampanti 3D. Quindi voi vedete che così il cittadino ritorna al centro di tutto il processo economico e energetico, non è marginalizzato. Nella seconda rivoluzione industriale noi siamo soltanto degli stupidi consumatori e siamo condannati ad essere tali. Nella terza rivoluzione industriale noi possiamo riprendere in mano il destino economico del nostro paese, della nostra regione, e questo rimette in gioco anche gli enti locali a più piccolo livello. Perché mentre una raffineria, una centrale nucleare, dice in stampi liberi, non la può fare il comune di Firenze o il comune di Ostuni o di Bagno Ripoli, ma un insieme di una rete di aziende che producono beni, oggetti con le stampanti 3D è totalmente alla sua portata. Un sistema di in rete di tetti fotovoltaici sulle scuole, sugli edifici pubblici, è completamente trasportata. Basta fare un progetto nell'ambito del piano d'azione per l'energia sostenibile del patto dei sindaci e si fa. Allora, ricapitolando, noi abbiamo il mondo che è in crisi perché è entrato in crisi un modello basato sui fossili e sul nucleare. Abbiamo una crisi anche di valori, una crisi morale, una crisi occupazionale, perché la disoccupazione, cioè questo mondo estremamente finanziarizzato, nato dall'economia petrolifera, è
mira a creare disoccupazione, perché mira a creare il massimo profitto e mira a vedere il lavoro come un disvalore anziché come un valore. E attenzione, questo è un passaggio molto importante, perché tutto il territorio zero e tutta la questione del territorio zero, la cifra unificante di tutte le questioni del territorio zero è l'alta intensità di lavoro, fare lavorare le persone, come dice Beppe Grillo, no? Ma stare nel sul ci sta a cavare carbone è un lavoro? No! Stare in una banca del riuso a riparare l'altro è più un lavoro. Progettare un oggetto elettromedicale col computer per una stampante 3D da fare nel garage di casa o nel garage di un amico, quello magari è. Quindi dobbiamo ripensare completamente il lavoro, la funzione del lavoro. E per fare questo c'è da uscire dalla logica secondo cui il valore del lavoro diventa un disvalore, che è la logica tipicamente fossile, perché prima della scoperta dei fossili era l'essere umano o l'animale che con la forza muscolare compiva il lavoro. Quando arrivano nella prima rivoluzione industriale le macchine, nella seconda rivoluzione industriale i motori e il petrolio, eccetera, e il lavoro cominciano a farlo le macchine, si alza l'efficienza produttiva per unità di capitale investito e si abbassa l'importanza del fattore umano. Quindi ecco perché il lavoro diventa un disvalore. Perché non è più l'uomo che compie il lavoro, ma è la macchina, quindi non bisogna più remunerare l'uomo, anzi bisogna mirare a remunerarlo il più meno possibile, a precarizzarlo il più possibile, a estromettere il più possibile i processi produttivi e a inventare il più possibile le macchine, le quali vengono pagate dal grande capitale finanziario e quindi si remunera il grande capitale finanziario. Là il cerchio si è chiuso, perché tutta la speculazione finanziaria giocava su un PIL 7-8 volte più grande, più maggiore del PIL dell'economia reale, nell'economia virtuale finanziaria. Quindi, con questo è il modello, attenzione, tutta questa speculazione finanziaria è il prodotto della seconda rivoluzione industriale. Nella terza rivoluzione industriale è una grande occasione, non soltanto di risanare il pianeta, non di salvare il pianeta, perché il problema non è salvare il pianeta, il problema è salvare noi stessi, perché il pianeta si salverà comunque benissimo da solo, non ha bisogno degli esseri umani sopra. La nostra scommessa è quella di permettere che continuino, attenzione, è una cosa importantissima, poi non ce la dimentichiamo, ma l'ultimo quinto rapporto dell'IPCC che è uscito 2 mesi fa a farla prevedere, no? Noi ci stiamo giocando, la nostra chance di rimanere come specie su questo pianeta, a livello climatico, a livello di temperatura, a livello biochimico. Allora, il problema non è salvare il pianeta, ma è salvare gli esseri umani sul pianeta. Questa è la nostra grande scommessa. Per farlo, noi abbiamo avuto questa idea del territorio zero, della terza rivoluzione industriale. C'è chi dice che non si può fare. Però, come diceva Marx, non Karl Marx, ma Groucho Marx, chi dice che non si può fare è pregato di non ostruire coloro che lo stanno facendo. Grande grazie personale per il corso, e penso sarà uno di qua con fame di sapere, di avere nuovi concetti, nuove idee, nuovi spunti per vedere anche in maniera più rosea, anzi usare dire più verde, il futuro forse ce l'abbiamo avuto. Se questo fosse stato un banchetto, io personalmente mi sento veramente pieno, spero anche voi. Ora vorrei dare spazio alle persone che sono in sala, se hanno domande o questioni da porre, quindi diamo via un dibattito aperto per tutti coloro che hanno magari voglia di approfondire qualcosa di più o portare alla luce delle idee, dei concetti e simili. Quindi vi prego di, ecco, il microfono purtroppo è corto, quindi vi prego di venire avanti. Io voglio ringraziare personalmente perché ha fatto vedere a dei fiorentini quello che è un problema serio, quello di l'invalidità, perché siamo partiti proprio da quelle immagini terribili. L'altro giorno abbiamo letto che addirittura la ex ministra Severino è stata nominata come avvocato dei disabili, e prima era ministro che aveva prorogato, aveva fatto insomma quella legge che, per contrastare la Torisco che aveva sequestrato
gli impianti, si ricorda. Ma a parte questo, io volevo dire una sola cosa. Michi Vendola è diventato famoso a Taranto non per aver tentato di limitare i danni o il numero di morti, perché di genocidio si tratta lì, ma perché ha avuto l'idea di costruire un ospedale all'avanguardia per la cura dei tumori e l'ha fatta a Taranto così. In fabbrica lì abita il Sidre, si ammalano e proprio vicino, senza fare i viaggi della fortuna, della salute, di cura accanto. E poi l'ultima cosa basta, ti voglio chiedere, ma questa è una deficienza mia. Dimmi qualcosa delle stampanti a tridimensionali, ma è rimasta sullo spavolo. Perché che cosa basta stampanti? Metti un chilo e mezzo di DAS e poi ti fa il giocattolino? Perché al massimo arriva a pensare bene, perché se no non riesco a pensare a cosa può essere la stampante tridimensionale, un chilo e mezzo di due volte mi fanno un chilo di materiale, ma che faccio? La preta e mi fa un'anfora? Scusate. Allora, cioè, la domanda è subendola, quella sulle stampanti 3D e delle mani della tecnica. Dei mezzi potenti. Mi chiedo, in realtà è molto meglio di quello che ho detto tu, cioè mi chiedo che l'ospedale non l'ha mai fatto, e meno male perché lo doveva far fare a Don Bezzè, doveva essere San Raffaele, e quando lui ha tirato fuori questa cosa che dava, era disposto a dare 300 milioni di euro della sanità pubblica a Don Bezzè per fargli fare un'eccellenza a Taranto, sono risorte le eccellenze pugliesi. Scusa, ma se c'è 300 milioni di euro ce li dai una mica di Don Bezzè, che è pure amico di Berlusconi e che è pure inquisito. Il progetto però non si è più fatto perché Don Bezzè prima è stato inquisito e poi è morto, ma se era vendo si sarebbe fatto, e che si sarebbe fatto con lo scandalo, perché è scandaloso rassegnarsi all'idea che comunque i morti ci devono essere, allora tanto vale che si curino qua piuttosto che fare il viaggio della disperazione che è stata fatta per Milano. Sono totalmente d'accordo su questo, ma il vento è stato sentito nell'intercettazione telefonica con l'antenna in cui rideva, ma poi adesso appena abbiamo finito con Vendola. Cosa è successo? È successo che un giornalista di una testata locale tarantina va con la videocamera e con il microfono davanti, arriva quello che Buonanima se ne è appena andato e gli dice: senta, ma lei perché dice che non è vero che l'ILVA crea i tumori? In realtà ci succede un incremento esponenziale di tumori che sono dovuti sicuramente all'ILVA, quindi lei cosa ha da dire su questo? A quel punto Riva, colto di sorpresa, non sa più che fare, e chiama il suo capo delle relazioni esterne, Gino Lamorchina, un bandito, il quale va lì, si mette davanti a Vendola, il giornalista, il presidente Riva è il giornalista, e siccome il giornalista continua a insistere con le domande, lui gli strappa il microfono, e il giornalista si arrabbia naturalmente e dice al suo cameraman: presto in seguito, fai vedere a tutti che sta succedendo, eccetera. E questo è un video che ha girato su internet. Allora, Vendola era fuori dalla Puglia, ritorna, vede questo video e fa la telefonata ad Archinà, in cui singhiazza dicendo: quanto sei stato bravo, hai fatto benissimo, chi si crede di essere questo giornalista, noi dobbiamo salvare l'Ilva, anzi digli al presidente Riva che io non mi sono defilato e che lo voglio incontrare quanto prima. Allora io dico: ma tu con uno che ti sta avvelenando la tua popolazione non lo chiami, cioè non ti rispondi nemmeno tu al telefono, non me lo chiami tu, e poi ci singhiazza al telefono con la relazione esterna. Quindi il problema di Vendola è molto di più di quello che si dice, e sono tante cose, sono incidenti fatti fare una cieca, cioè non c'è più una cosa di sinistra, è partito benissimo, ha predicato benissimo, ha razzolato benissimo, poi si è avuto il potere in mano, e poi con le green power, i grandi impianti speculativi di fotovoltaico, e poi con gli incidenti, cioè non, in Puglia, in questo momento, infatti noi abbiamo fatto per il territorio della Puglia un gruppo di lavoro, in cui abbiamo fatto una richiesta precisa, che cioè
il governo della regione si surroghi ai cittadini, agli agricoltori che hanno subito un danno ambientale, perché poi succede questo, che l'ARPA va a Ceraro, a Brindisi, dove c'era sempre la carbone. A Serrano, che dice che è dovuto ai gabinetti, sì, l'aumento dei tumori, non è dovuto alla centrale di Ceraro, ma all'eccessivo numero di gabinetti. Sì, insomma, noi abbiamo una situazione paradossale. Noi abbiamo a Brindisi, dal porto di Brindisi fino alla centrale Ceraro, 17 km di nastro trasportatore a cielo scoperto. Il carbone, e questa è un'altra follia, vedete, della mancata pianificazione, così come l'Ilva di Taranto, così come la centrale Ceraro a Brindisi, il carbone, le centrali a carbone si fanno dove c'è una miniera di carbone. Nel Sulcis la centrale a carbone, posso anche capire che ci sta, come ci sta nel bacino della Ruhr. Quindi se non mi faccio una centrale a carbone in un posto dove c'è il mare, dove c'è un'altra ricchezza, quindi per esempio Taranto è la capitale della Magna Grecia, ha un'area archeologica che fa paura dei 70 km quadrati, ma non lo sa nessuno, c'è il museo degli orientali, con dei gioielli greci e romani fantastici, ma non lo sa nessuno, non è stata valorizzata per quelli che erano i suoi asset, erano gastronomici, i percorsi culturali, che sono percorsi culturali che fare? Ormai lì, per tre volte la città, hanno distrutto tutti i percorsi culturali, cioè le case dei contadini del 600 le hanno massacrate e sono anche contenti di averle buttate giù e hanno fatto cadere gli uniti secolari come burattini, no? Che c'è il filmato. Cioè significa aver depauperato il territorio creando delle cattedrali non nel deserto ma delle cattedrali desertificanti che adesso hanno lasciato il deserto anche occupazionale e ce lo vogliono far pagare a noi. Io dico no a questa situazione, io dico che bisogna costringere i Riva, sequestrare tutti i beni che hanno in Italia e all'estero, pagare le bonifiche e rimettere Taranto e Brindisi là dove stavano prima, cioè due perle del Mediterraneo. Evviva. No, questa è la risposta sulla mia. Adesso, se possiamo vedere, no, giusto perché c'era questa... io so di legge, scusate. La Firenze del Sud. Non c'è bisogno perché in inglese dice devo tradurre. Non si vede nulla? Sta caricando il buffering e non lo riesce a trasmettere dal servizio. Allora, scusate un attimo. Comunque, nel frattempo, se c'è qualche altra domanda, così guadagniamo tempo, visto che ormai credo che abbiamo sforato, no? Che lì siamo proprio fuori. Sì, no? Sì. C'è una domanda lì? No, no. Devi venire qui. Vieni qua, se no non c'è. Buonasera. Allora, all'inizio ha fatto dei riferimenti a dei progetti pilota, se ho capito bene, avviati su Roma. Ho sentito parlare di Puglia molto, mi sembra che ci siano delle buone iniziative. Volevo sapere in Toscana, a parte, io ho avuto il piacere di ascoltarvi un po' in un'altra occasione, ma volevo capire se siamo avanti, se quelle possono essere buona progettualità in questa direzione. Allora, e intanto non siamo avanti da nessuna parte in Italia, non è che in Puglia siamo avanti. Cioè, io ho tentato una volta di portare Vendola e Rischi a discutere insieme, ho organizzato una conferenza con Rischi ad andare gratis al Castello Svevo di Bari sulla testa dell'uso industriale. Vendola è venuto, è stato 10 minuti, si è alzato, se n'è andato perché aveva nel frattempo preso un impegno che era più importante. Cioè, io ho rischiato di perdere il posto di lavoro, perché, diciamo, meno male che con Rischi poi abbiamo lavorato con la Merkel, con Zapatero, con Barroso, la dichiarazione scritta al Parlamento Europeo, le cose che abbiamo fatto insieme stanno nelle storia, però se era soltanto per Vendola, io, il mio rapporto con Rischi era rovinato.
perché è impossibile che la Merkel viene a prendere Rifkin all'aeroporto con la Mercedes, lo porta in albergo e gli dice: non voglio perdere neanche un minuto della sua presenza a Berlino, professore, e si mette a parlare facendo vedere che aveva letto i suoi libri, eccetera, e Vendola arriva e snoda Rifkin e dopo 10 minuti prende e se ne va. Ma non è serietà, ma ci dobbiamo sempre far riconoscere, è una cosa che va. Questa, quindi non è vero che in Puglia c'è l'università dell'idrogeno, ma sono tutti, diciamo, attivisti, volontari, è tutto basato su donazioni di privati, tra cui il buon ingegner Benedetti di Pontedera, che ha dato gli elettrolizzatori, la macchina idrogeno, eccetera. Ma non è che in Puglia si stia tanto più avanti. Iniziative di buona volontà personale, di attivisti, cioè. Adesso tu mi chiedi della Toscana, che ti posso dire? Io ho portato Rifkin in Toscana un paio di volte, abbiamo incontrato una volta il presidente Rossi, una volta il sindaco Renzi, e in entrambe le volte non è successo nulla, nel senso che Renzi ci ha domandato di fare un piano terza rivoluzione industriale, inserire gli elementi di terza rivoluzione industriale nel piano strutturale che loro devono approvare la settimana dopo. Noi glielo abbiamo dati lavorando il weekend e poi non si è saputo più nulla. Poi sapete, io a una persona la chiamo una volta, la chiamo due volte, la terza volta la chiamo più. Se non ha lui interesse a domandare che Rifkin si occupi del suo piano, tra l'altro gratuitamente, non vedo perché devo essere io a insistere. Per quanto riguarda Rossi, facemmo un pranzo con lui organizzato da Gramolati, della CGL, e in questo pranzo ci fu una grande intesa fra Rifkin e Rossi, decidendo di fare un piano per la regione. Basta quella cosa per ricordare, era il 2010 per la regione Toscana, e poi si sono rotti i telefoni. Quindi raccomanderei al presidente della regione di vedere quali sono i seri problemi con le sue linee telefoniche. Va bene, non so se ci sono altre domande. Proviamo a farlo ripartire, forse la volta buona. Proviamo a farlo ripartire. Ci proviamo l'ultima volta che dobbiamo in bellezza con le stampanti per lì. Sì, adesso lo vediamo. Allora, se la domanda è sulle stampanti 3D... Ma magari la facciamo dopo aver visto il video. Se lancia il video. Allora, Avio era la divisione aeronautica della Fiat. La Fiat era in causamento venduta alla General Electric. Ma già proprio c'è un altro prodotto che non parla in Italia. Allora, se tu vuoi cercare l'avio aereo additive manufacturing. Allora, prendiamo la domanda, visto che abbiamo questo problema tecnico, se nel frattempo riusciamo a risolverlo, poi ci siamo in casa. Dicevo che l'impatto di queste stampanti 3D può essere assolutamente rivoluzionario. E la domanda che volevo fare è sapere uno i limiti della produzione industriale, cioè cosa può produrre, a prescindere dai tempi di produzione. Cosa può realmente produrre, cosa non riesce a produrre. Due, che ovviamente una proposta del genere presuppone anche un processo di riconversione dei modelli del lavoro. Quindi quello che ho in mano è un po' poi sindacato, perché se lei va sul sistema politico a proporre una cosa del genere, cioè, nello stesso momento occorre anche riconvertire i lavoratori che vanno a lavorare. Oppure, giustamente, siccome il sistema globale
ha dei grossi vantaggi a fare così per via dei rifiuti, dell'energia, dei risparmi, via dicendo, il lavoro per risparmi. Però ecco, nello stesso momento bisogna anche rimodellare il processo lavorativo, perché sennò succede una rivoluzione. Per quanto riguarda il discorso di Vengola, quali modi di io lavoro, concordo assolutamente con quello che dice lei, in Italia soprattutto c'è proprio un periodo di medioevo culturale, nel senso che c'è una grossa speculazione sul diritto, no? Per esempio Vengola è gay, va benissimo, gay assolutamente, però col fatto che sei gay accedi a una sovranità culturale, politica che ti permette di fare quello che vuoi. Quindi io mi vendo la mia gayezza, che è un diritto fondamentale, ma non deve essere un'azione con quello che faccio. Io lavoro in un settore del Ministero dell'Università sul rischio clinico, quindi vedo manipolazione dei diritti dove dietro ci sono interessi pazzeschi. Quindi bisogna lavorare molto sul concetto, secondo me, del vero diritto, perché se al cittadino facciamo capire il vero diritto, per esempio il diritto alla salute è totalmente manipolato, lei mi sta parlando dei rifiuti. Allora le dico, lei lo sa che in sanità non esiste praticamente, o è molto limitata, la prevenzione primaria e tutta secondaria? I miliardi di euro sprecati in disposable per la prevenzione secondaria. Cioè, in sintesi, lei faceva prima l'esempio della bottiglia col vino, no? Usarla 100 volte, e nel caso della sanità è come prendere una bottiglia, romperla, il vetro, e buttare via però anche mezzo litro di vino, perché la prevenzione secondaria non ristabilirà mai la salute psicofisica perfetta. Quindi c'è un sistema che va, bisogna lavorare alla base sul concetto dei veri diritti, perché lo vedi anche da Caroni l'altro giorno in televisione, no? C'è il diritto, col fatto del diritto della non violenza, si permette a sette ultra di manipolare il consenso sociale. Se te non il sistema non ricorda il concetto di diritto, non si potrà mai veramente attivare un processo di evoluzione di cambiamento dove, per esempio, il discorso che lei ha fatto prima sulle energie rinnovabili, io posso prendermi carico con il mio ruolo di aiutare questo cambiamento, per esempio, in ospedale. Non so se dobbiamo, stiamo andando proprio, abbiamo aperto un campo. Lei ne ha aperto 5.000, io. Le secondo c'è che le ha mandato. Per esempio, c'era una risposta, ma già domani. Lui ha fatto affermazioni e fa seconda affermazione. No, dalle sue affermazioni devo fare delle sue. Si integra assolutamente, però per esempio se lei per esempio in sanità va all'ospedale con fa un business plan. Operatività, cioè lei ha detto che l'energia rinnovabile produce energia, l'idrogeno conserva. Stato operatorio, freddo, quindi di notte, cioè te devi essere anche in grado di mantenere l'energia e tutto il giorno. Allora, se un'azienda riesce a fare un business plan e dice vado al direttore generale, con questo sistema produco io e io produco energia, la conservo e la ASL spende 250.000 euro l'anno di energia normale, con me ne spendete 180.000, difficilmente in un momento del genere con la spendere più lei trova un direttore generale che decide no, però bisogna creare
piano, perché se aspettiamo che il sistema sanitario, il sistema sociale, politico, cambi senza avere le istituzioni sono come dei bambini, ma non siamo accompagnati per mai. Allora bisogna presentare il progetto e dire: io produco questa energia, la conservo con l'idrogeno, ti faccio anche il risparmiare. Io, se c'è un piano del genere, posso Fermo restando una cosa però, che l'idrogeno può essere anche nel ciclo di vita, può essere inferiore come costo, ma i costi iniziali sono più alti. Attenzione, così come nel loro parte calente, quei 200 miliardi di euro che loro spendono in 50 anni, cioè per 50, oggi li spendono all'inizio, quindi c'è questa pianificazione, deve essere una pianificazione di lungo periodo che tenga conto dell'intero ciclo di vita di un impianto, perché se teniamo conto soltanto del primo e del secondo anno, con la spendita di più siamo morti, è ovvio che costa molto di più che non pagare due anni di bollette. Allora, per quanto riguarda, diciamo... E ritrovo il video io ora, su internet. Sì, sotto? Sì, sì. Allora, se finalmente... Un attimo, attenzione! Forte, un attimo, attenzione, per favore! È tutto... Dopo lo picchiamo, su parte! Ora. Sì. Ce la fa. Allora, se voi questo video lo volete vedere, se vi ricordo, non è un posto, è destino. E lo potete trovare anche su YouTube. Cercate Ario, programma 3D. Mi sembra che stiamo, diciamo, proprio in chiusura, con finestre, luci, tutto quanto, quindi non mi rimane che ringraziarvi per la paziente attesa e attenzione. E ringraziare Massimiliano, Andrea e Guerino per l'attenzione che porti sempre alla nostra visione. Mi dispiace che non ho potuto venire, ma mi sa che abbiamo... La prossima volta verrà con il progresso, no? Quindi, allora, grazie a tutti.